Grazie Presidente, grazie alla Giunta e ai colleghi consiglieri. Beh, questa mozione prende un po' il via dopo un sopralluogo, quasi una passeggiata che abbiamo avuto, tra virgolette, il piacere di fare sul Parco del Magra. Su tutta l'asta del fiume Magra e anche gran parte del Vara, nel tratto ligure, quindi parlo del tratto terminale del fiume Magra, abbiamo 43 discariche. 43 discariche che non sono le piccole discariche di rifiuti, quelle dove c'è il maleducato di turno che va e butta il sacchetto o che butta magari purtroppo scarti per esempio di ristrutturazioni edili o altro. No, qui si tratta di vere e proprie discariche che sono disseminate lungo tutta l'asta del fiume, disseminate e tombate lungo le sponde del fiume Magra, discariche che contengono un po' materiale di ogni genere. Per esempio ci sono discariche di batterie d'auto, ci sono discariche di fusti bituminosi, abbiamo discariche per esempio di rifiuti, o meglio di materiale sanitario giudicato non ancora biologicamente stabilizzato. Abbiamo poi discariche di che sono, diciamo, quelle tra virgolette, no, più innocue, di rifiuti urbani solidi, le cosiddette RSU. Queste discariche, come dicevo poco fa, si trovano tutte lungo le sponde del fiume Magra e in gran parte anche del fiume Vara. Per esempio abbiamo delle discariche di ceneri di carbone combusto, quindi ceneri di carbone utilizzato per esempio per la produzione di energia, e queste discariche, come dicevo poco fa, si trovano tutte in area parco di Monte Marcello e Magra, che è un parco regionale. Ci sono poi diversi SIC che insistono sul parco, quindi siti di interesse comunitario, quindi siti da tutelare. Queste discariche che si trovano lungo le sponde del fiume Magra, con le piene, con l'attività erosiva dell'acqua che appunto quasi affetta le sponde marginali appunto del letto del fiume, vengono scoperte dall'acqua, e queste discariche spesso finiscono in acqua e vengono portate poi nei nostri mari, nei nostri litorali, vengono portate, diciamo, laddove appunto si vuole, no, salvare e tutelare l'economia della nostra regione, l'economia turistica, giustamente, della nostra regione. Però bisogna sapere appunto che queste discariche spesso, soprattutto durante l'inverno, ma non solo, con l'attività erosiva del fiume, finiscono proprio in acqua, e questi sacchetti e questo materiale, spesso molto probabilmente anche pericoloso o comunque che può nuocere alla salute, arriva nei nostri litorali. Non solo, queste ovviamente materiali, sostanze, percolati possono finire comunque nell'acqua del nostro fiume, possono finire nella nostra catena alimentare, possiamo tranquillamente, tra virgolette, bere queste sostanze, oppure assumere queste sostanze, ad esempio quando mangiamo il nostro pesce, sia di fiume sia di mare. Quindi noi con questa mozione che cosa vogliamo fare? Vogliamo innanzitutto geolocalizzare e caratterizzare queste discariche. Non sappiamo la dimensione di queste discariche perché, come dicevo poco fa, molte sono tombate. Non sappiamo che cosa vi è dentro queste discariche con precisione, quindi vorremmo anche conoscere quali materiali sono stoccati all'interno di questi enormi buchi.
riempiti di rifiuti negli anni passati, e vogliamo appunto stilare una mappa di priorità sia sulle bonifiche sia sulla messa in sicurezza, perché ovviamente diamo e vorremmo dare una scala di priorità alle varie discariche che incontriamo lungo le sponde del Magra, e vorremmo a tal proposito con questa scala di priorità procedere con la bonifica nelle discariche ovviamente che contengono materiale pericoloso e quindi nocivo per la salute, mentre mettere in sicurezza tutte quelle discariche che non sono pericolose in sé e per sé, quindi penso alle discariche di rifiuti solidi urbani ad esempio, ma che devono essere tutelate dall'acqua, che devono essere tutelate dall'azione erosiva dell'acqua, proprio per impedire a queste discariche di sversare il loro materiale nelle acque del fiume e poi procedere verso i nostri litorali, e quindi procedere verso l'area del comune di Ameglia principalmente, e mi riferisco alle aree di Fiumarete, alle aree di Bocca di Magra che stanno proprio alla foce del nostro fiume. Quindi noi vogliamo mettere in piedi un'azione di studio sulle discariche che ci sono, che sono accertate anche dal Corpo Forestale dello Stato. Molte di queste discariche appunto non si sa neppure la reale estensione di questi enormi buchi. Si può intuirne per esempio le dimensioni quando appunto il fiume erode le sponde, quindi scopre gran parte di questo materiale, però noi vorremmo appunto geolocalizzare le discariche, vedere dove sono, vedere con precisione quante sono, se ce ne sono di più di quelle attualmente censite e che sono presenti anche nelle mappe indicate sul sito web dello stesso Parco del Magra. Vorremmo vedere quali materiali ci sono, stilare una scala, come dicevo poc'anzi, di priorità e provvedere e procedere sia con la messa in sicurezza, laddove troviamo materiale non pericoloso, sia procedere con la bonifica e quindi avviare le procedure di bonifica laddove appunto si riscontrano materiali che, come dicevo poco fa, hanno un alto grado di pericolosità per la salute umana. Mi riferisco ad esempio a fusti bituminosi piuttosto che batterie d'auto, piuttosto che copertoni di auto, eccetera eccetera, o metalli pesanti comunque. E quindi questa mozione va in questa direzione, nel salvaguardare sia un parco regionale, che è quello del Magra e di Monte Marcello, sia nel salvaguardare i due più grandi fiumi della regione Liguria. Uno è il Vara e uno è il Magra, nel tratto, lo specifico, nel tratto terminale, visto che il Magra arriva dalla nostra regione, dalla regione confinante, quindi dalla regione Toscana. Grazie. Una mozione a cui tengo molto, spesso mi sono definito un uomo di fiume e un uomo del Magra proprio, è una mozione a cui tengo molto, ripeto, invito i colleghi consiglieri se e quando avranno un po' di tempo a cliccare sui link che ho voluto inserire all'interno delle premesse di questa mozione, proprio per rendersi conto di qual è lo stato di quell'area di parco regionale e qual è lo stato delle sponde del Magra che vengono puntualmente erose dall'acqua. Siccome appunto ci tengo in particolar modo, non vorrei oggi, e lo dico sinceramente, pregiudicarmi un percorso che potrebbe essere avviato e pregiudicarmelo con un voto perentorio sì o no. Vorrei quantomeno portare la mozione in commissione, in sede di quarta commissione, avviare un percorso coinvolgendo i comuni, coinvolgendo l'ente parco, in modo da dare un ampio respiro e uno studio alle discariche, alla questione, e vedere quale appunto
percorso mettere in atto, perché è indubbio che quelle discariche, volere o volare, dobbiamo di qui ai prossimi anni sistemarle, metterle in sicurezza laddove si possono solamente mettere in sicurezza, quindi laddove ci sia una presenza di materiale non pericoloso, e provvedere, ripeto, nel medio periodo, nel breve medio periodo, ad una bonifica laddove ci sono situazioni di serio pericolo per la cittadinanza e per la popolazione. Quindi posso accogliere la proposta dell'assessore di reinviare in commissione questa mozione, chiedo al presidente della quarta commissione di poterla mettere in calendario quanto con un tempo, diciamo, breve, in modo da proseguire con le audizioni degli enti coinvolti e le audizioni dell'ente Parco Magra e vedere assieme quale percorso individuare. Grazie.